Salve ragazzi, questo qua è il terzo video di fila che registro. Oggi mi sento un melagodiano, anzi meglio uno di tipo Stefani Anima, che fa video ogni seconda all'ora. E comunque mi fa piacere fare tanti video per voi, perché comunque, come ho ribadito nello scorso video, che io giovedì 6 parto per Castagneto Carducci, torno tra una settimana, quindi comunque devo movimentarmi per far video. Però come avete letto dal titolo, una sfiga pazzesca. Perché? Perché comunque io adesso mi sto divertendo a fare lo youtuber. Mi piace far video, mi piace far tutto, live, commentary soprattutto, perché diciamo ci metto relativamente poco a farli. Però porca puttana di quella troia, mi è capitata la sfiga che l'Elgato, cioè questo dispositivo di merda, mi si è rotto tra virgolette. Perché comunque questo qua è la scheda di acquisizione che uso per registrare video, e porca puttana si è rotto. Non è che si è rotto, non so che cazzo succede, però il computer non me lo legge più. Io ad esempio con i cavi dell'HDMI, se li attacco semplicemente dalla play alla televisione per giocare normalmente alla play, li vedo benissimo la televisione, lo schermo. Ma se invece io attacco i cavi dell'HDMI allegato e legato al computer, non vedo né lo schermo della televisione né sul programma del computer dell'Elgato vedo lo schermo della televisione. Quindi mi è praticamente impossibile registrare con l'Elgato. E mi dà una rosicata pazzesca, perché comunque adesso mi stava andando abbastanza bene il canale, avrei potuto fare tanti video molto divertenti. Solo che questa sfiga pazzesca mi rode il culo tantissimo, perché non posso farvi più video. E ho pensato, o lo vendo come un faccia di merda, lo spaccio per nuovissimo, buonissimo, lo vendo a qualcuno su eBay, o comunque me lo lascio qua da parte. E pensavo che per il mio compleanno del 18 agosto pensavo di prendere l'Elgato HD 60 fps, che quello là è la scheda acquisizione migliore del mondo adesso come adesso, perché registra in 1080p a 60 fps, che è la qualità migliore che si può caricare su YouTube di un gameplay. Cioè alcune addirittura registrano a 4000 4K, è assurdo, così non riuscirei né a metterlo sul computer né a caricarlo su YouTube. Però comunque mi farebbe molto piacere registrare a 1080p a 60 fps, perché comunque i montaggi verrebbero da Dio. E tutte le clip che vedete sono da Dio, i gameplay anche, perché comunque, come ho detto nello scorso video che mi arriva l'iPhone, che cazzo di iPhone, il Samsung S6, con quello posso registrare la mia faccia a 1080p oppure anche a 4K. E quindi registrare la mia faccia a 1080p e registrare collegato a 1080p verrebbe tipo un video della Madonna fuori. Però per il fatto che questo Elgato a 1080p 60 fps costa, porca puttana, 190 euro. E io per questa per questo trimestre, diciamo, delle vacanze, ho chiesto già vacanza a Rimini, vacanza a Castagneto Carducci qui a Livorno con i cugini del tubo, e in più l'iPhone, il Samsung S6. Puttana madasca, non si dice l'iPhone, il Samsung S6. E quindi diciamo, chiedere anche un Elgato è un po' problematico, perché comunque non è che ho tutti i soldi che mi nascondo al culo. Magari potete dire, Gio, ma prendi quella partner di YouTube. Va bene, cazzo, non mi metto da parte i soldi per una partner, e comunque in 12 mesi, no, un po' di più, 14 mesi magari riuscirei a prendermi 180 euro di Elgato. Quindi se ancora non sapete quanti soldi prendo, fate 180 diviso 14 mesi, vi vede direttamente quanti soldi prendo. Comunque ragazzi, il video è finito qui, lasciate un bel pollice in su, un bel commento, supportatemi per questa sfiga pazzesca. Ragazzi, se comunque cadrò tra virgolette in un periodo di inattività, non venitemi contro, perché avete capito qual è il problema. Cercherò comunque di portarvi sempre più video così, con un gameplay sotto, non in live. Cercherò, magari provo intanto, nel frattempo che non c'ho l'Elgato, a registrare dallo share di PS4, quindi porterò solo gameplay di PS4 per ora. E spero in tutti i modi, magari se riuscite a contattarmi, se sapete che cazzo è successo al mio Elgato, scrivetemi. Se avete l'Elgato e ne capite qualcosa, scrivetemi. Se no dovete aspettare a fine mese, al 30, perché i miei riescono a darmi soldi il 30 per questo Elgato, che hanno già speso un sacco di soldi per me. E nulla ragazzi, da giù è tutto, torno a nuotare al mare, in realtà no, sono ancora a Ciussano, sono ancora lunedì. Da giù è tutto ragazzi, bella.